Signor Presidente del Consiglio, governo tutto. Dopo aver ascoltato sul discorso e in attesa poi del mio intervento, credevo di assistere ad un replay di alcuni mesi fa. Credo che lei oggi qui abbia portato non il libro dei sogni di alcuni mesi fa, ma un libro ristampato, dal quale ha omesso parecchie delle cose dette alcuni mesi fa. Lei si è rappresentato come il capo del governo di servizio, facendo un elogio continuo alla stabilità che ancora oggi ha fatto, un governo di servizio che doveva affrontare la crisi economica, ridurre la disoccupazione e risolvere per cui la questione del lavoro. Allora cerchiamo anche noi oggi di fare un'operazione verità e di chiarezza e di trasparenza, come lei dice di aver fatto in questa giornata parlamentare. Quali sono i risultati della sua opera e dell'opera di questo governo? Lei, Presidente del Consiglio, in questi mesi è riuscito ad aumentare le tasse, ha aumentato le accise sulla benzina, ha aumentato l'IVA, ha aumentato le accise sugli alcolici, eccetera, eccetera, e lascio perdere alcune di quelle già citate degli interventi che mi hanno preceduto. Ha aumentato il debito pubblico, è aumentata la disoccupazione ed oggi il Paese rischia la fuoriuscita del rapporto deficit-PIL e in più ci aggiungiamo che i consumi sono completamente fermi. In questi mesi il vostro spocchioso ottimismo non ha compensato le mancanze dei provvedimenti che non avete fatto. Credo che in questa settimana di cinema della politica l'unica cosa che abbiamo risparmiato è un po' di lavoro al ministro Saccomanni, visto che l'IVA è aumentata al 22% e lui dovrà cercare alcune coperture in meno. Ha parlato di missioni della pace, di missioni di pace, ma qua mancano ancora i finanziamenti e questo è un appunto che forse doveva fare rispetto alla pacificazione politica e alle missioni e rispetto alla questione degli esteri. Noi le avevamo dato un pezzetto di credito che lei si è bruciato. Quando aveva parlato di riforme, ci aveva detto che aveva bisogno di 18 mesi per fare tutte le riforme. Oggi viene qua e ci dice che basteranno 12 mesi per fare le riforme di cui nei 6 mesi precedenti non si è occupato. Poi assisteremo a lei che arriva alla Camera e ci dice tra 6 mesi che basteranno 6 mesi per fare le riforme che non ha fatto. Le priorità non sono quelle che lei ha citato, ma i provvedimenti del suo governo e di questa maggioranza sono stati altri dal punto di vista delle priorità. Voi avete fatto ben 2 svuotacarceri. Avete depenalizzato i reati, avete dato priorità agli immigrati, avete parlato, discusso e presentato una legge per l'amnistia e forse nei prossimi giorni capiremo il motivo. Avete spinto come una priorità la legge sul reato dell'omofobia. Dopo tutti questi provvedimenti, del quale lei oggi, Presidente del Consiglio, si è vantato, dopo questi provvedimenti oggi siamo al punto incredibile che per un'azienda che vuole assumere è più conveniente dal punto di vista fiscale assumere un detenuto per riabilitarlo piuttosto che un giovane disoccupato. Si è arrivati a questo punto facendo passare quasi il messaggio che in questo paese per avere un posto di lavoro prima bisogna delinquere. Non ha affrontato la questione della riforma Fornero. Non l'ha fatto in questi mesi di lavoro e non l'ha fatto oggi. Una riforma devastante dal punto di vista sociale per tutto il Paese. Lei ha dimostrato sin qui che le manca il coraggio. A questo governo è mancato il coraggio di fare le riforme. Vi siete dimenticati di imprese e imprenditori, delle attività produttive, delle famiglie, dei disoccupati, dei giovani e persino dei comuni e degli enti locali, ma vi siete soprattutto dimenticati di quella parte di paese che noi tendiamo a rappresentare, che è il nord. Lei nei suoi discorsi, ma soprattutto nei suoi provvedimenti, ha dato priorità al sud,
Cito per esempio il decreto cultura e il decreto lavoro. Noi rappresentiamo quella parte di paese che voi a volte tacciate nei nostri confronti di essere la parte ricca del paese e ci dite che vogliamo difendere quella parte ricca del paese. Ma da noi non c'è la ricchezza, ma oggi la realtà è che siamo nella totale impossibilità di mantenere tutto il resto del paese come abbiamo fatto negli anni scorsi. Vuole fare una riforma veloce, di contenuto e che le consente di abbassare le tasse, applichi i costi standard e il federalismo fiscale. Gliel'ha suggerito il suo ministro Delrio, ex presidente di ANCI, ma soprattutto, visto che è da lei stato citato, questa riforma l'ha ritenuta ineludibile il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e noi speriamo che non abbia cambiato idea. L'economia reale è realtà, manca il lavoro e la gente non arriva a fine mese. Le aziende chiudono e i suoi provvedimenti hanno peggiorato la situazione. Utilizza nei suoi discorsi il rapporto con l'Unione Europea come una positività quando dice che non siamo più in termini di inflazione, ma la utilizza allo stesso modo per giustificare poi i provvedimenti che aumentano le tasse per mantenere il controllo che l'Unione Europea ci fa sul rispetto di alcuni coefficienti. Oggi lei, Presidente del Consiglio, e gliene diamo atto, non solo ottiene la fiducia garantendosi il proseguio, ma afferma un ritorno alla Prima Repubblica seguendo due regole cardine. La prima è che alle parole non conseguono i fatti e la seconda è che i giochi politici come quelli di questi giorni servono per tutelare la poltrona. Magari lei ne va orgoglioso di un ritorno alla Prima Repubblica, invece a noi spaventa e spaventa molto questo vecchio metodo e questa nuova inizializzazione di una democrazia cristiana 2.0. Grazie.